Oggi, dopo aver visto il concetto di calore e la sua trasmissione, torniamo a occuparci delle trasformazioni in realtà diverse dei concetti che vediamo si aprono a trasformazioni di qualsiasi. Ok. E cosa si intende per trasformazione? Beh, usiamo il gas ideale perché è un sistema piuttosto semplice. Semplice nel senso che è definito e descritto da poche variabili. Il stato del gas è descritto da pressione, volume, temperatura e numero di particelle, che sono legate dall'equazione di stato. Queste variabili, che sono legate tra di loro, sono variabili termodinamiche, possono essere, il loro legame, scusate, può essere rappresentato in un piano cartesiano. Di solito si usa il piano dove in orizzontale c'è il volume e in verticale la pressione, piano piccolo. Un punto quindi in questo piano rappresenta lo stato del gas. Se ho a che fare con un gas, se no è lo stato del sistema. Ok? Dico che il gas, il mio sistema termodinamico, subisce o esegue o svolge una trasformazione quando il suo stato cambia nel tempo. Cioè se da uno stato passa a un altro. Una variazione nello stato del sistema, nel nostro caso il gas. E proprio perché le variabili che definiscono lo stato sono legate, quando cambiano, cambia sicuramente almeno più di una, non può cambiare una variabile sola, perché altrimenti violerebbe l'equazione di stato. Ok? Almeno due. In che modo può cambiare lo stato? Beh, i modi sono tanti, ma di solito questo si sottintende, ma per trasformazione si intende una trasformazione ideale, cioè dove lo stato iniziale e lo stato finale, che sono stati di equilibrio, cioè dove pressione, volume e temperatura sono ben definiti, sono connessi da una successione di stati intermedi, anche questi di equilibrio, in modo tale che io posso tracciare una rappresentazione della trasformazione, che è ovviamente un verso. La trasformazione è ideale, se sia lo stato A che lo stato B, che tutti gli stati intermedi sono stati di equilibrio. Mi spiego meglio. Se mettiamo una pentola sul fuoco, una pentola piena d'acqua su un fornello, la temperatura dell'acqua vicino alla base della pentola è sicuramente più alta di quella sulla superficie libera dell'acqua. Quello non è uno stato di equilibrio.
perché la situazione dell'acqua non è omogenea. L'acqua più in basso è meno densa, è più calda, okay, del resto dell'acqua. Non è una sorta di equilibrio. Per far subire l'acqua una trasformazione ideale, dovrei cambiare la temperatura dell'acqua in modo talmente graduale, talmente lento, che la temperatura ha tempo di distribuirsi in modo uniforme in tutto il volume occupato dall'acqua. Quindi sono trasformazioni infinitamente lente. Le trasformazioni reali non sono trasformazioni di questo tipo, perché avvengono in tempi finiti e comportano differenze di temperature non nulle, non infinitesime. Diciamo che questa è una idealizzazione. Gli stati intermedi di solito non sono di equilibrio, e per questa ragione una trasformazione reale da uno stato di equilibrio a un altro non è rappresentabile. Non posso descrivere in termini di una curva, una successione di punti, perché per esempio la pressione interna non è definibile, la temperatura interna non è definibile, non è univoca. C'è tutto un... non so se qua abbiamo... qualcosa di qualcosa di non tutt'altro, sempre da definire, non è univoco. Quella trasformazione è reale. Non avremo modo ahimè di approfondire il discorso, ma la principale differenza tra quelle ideali e quelle reali è che quelle ideali sono percorribili in entrambi i sensi, nello stesso modo, cioè posso far riassumere al gas gli stessi stati ma in verso opposto. È ovvio che qui non lo posso fare, perché la successione di stati intermedi non è definita. Ok? Supponiamo di prendere, di considerare una trasformazione molto semplice. Prendiamo un contenitore, anzi, se ho la... Supponete di prendere un contenitore a pareti isolanti, a parte il fondo, che contiene, qui c'è in azzurro, in realtà è un gas, è un liquido, al quale viene fornito del calore, viene scaldato, una fiamma con una resistenza in qualsiasi modo succede. Per questa ragione, poiché viene fornito calore, il gas che cosa, come reagisce, cosa fa? Anzi, potremmo anche fare così, vediamo se c'è la linea di internet, usciamo, non la vedo, potremmo usare la simulazione del... Eccola qua.
prendiamo il nostro gas dentro il contenitore e lo scaldiamo in modo tale che la pressione interna rimanga costante. Si può accorcio un po' il volume. Ricominciamo. Mettiamo il gas nel nostro contenitore, temperatura 300 K, la pressione sta salendo a 1,20 atmosfere circa. Diciamo che raggiunga l'equilibrio e supponiamo di scaldarlo. Qui sotto c'è un fornello, scaldo il gas, vedete questo si riaggiusta. Che cosa avete notato? Cosa ha fatto il gas? Si espande. Se lo scaldo il volume aumenta. Ok? Quindi il nostro gas contenuto inizialmente in un certo volume V, se gli fornisco calore, aumenta di volume. Quindi passa da un volume iniziale a un volume finale. Ok? Ma se ho n particelle di gas, la pressione P0, che sono la pressione iniziale, e faccio in modo che questa non cambi, cioè lo lascio libero di espandersi in modo tale che la pressione esterna sia la stessa, nel nostro piano pressione-volume, che tipo di trasformazione vado a rappresentare? Beh, se questo è il volume iniziale, questa è la pressione costante, dallo stato A, lo stato iniziale, il gas evolve verso un volume finale, questo è VF, alla stessa pressione di A. La pressione costante, la trasformazione viene rappresentata da un segmento orizzontale. Ok? È una espansione isofara. Cioè a pressione costante. Che succede? Il numero di moli non cambia, n grande, il numero di particelle non cambia. Che succede della temperatura? Per quale ragione? Perché se la pressione, recuperiamo le pressioni di stato, qui V uguale a n costante di Boltzmann V. Se P non cambia e V aumenta, e N non cambia, T non può che aumentare proporzionalmente a V. Se il volume raddoppia, la temperatura raddoppia, temperatura in Kelvin naturalmente. Ok? Quindi anche la temperatura è salita. Ok? Ma se la temperatura è aumentata, che cos'altro è aumentato del gas? La grandezza fisica importante che abbiamo visto non molto tempo fa, proporzionale alla temperatura. L'energia interna, l'energia cinetica media di ogni molecola e quindi anche l'energia interna, perché U è dato da gas ideale monoatomico 3/n kT. Se T aumenta, U aumenta. Non solo, ma è successo anche qualcos'altro, perché
deve riuscire ad espandersi, fatemi fare la figura, il gas ha dovuto spostare il tappo o il pistone, il contenitore, da una posizione a un'altra. Ha dovuto sollevare questo oggetto che è il pistone, che è il tappo del nostro pistone. Ma per farlo ha dovuto esercitare una forza. Per spostare un oggetto deve esercitarsi una forza. Quale forza? Beh, quella dovuta alla pressione per la superficie, una pressione interna che rimane costante durante la trasformazione. E se faccio il prodotto forza per pressione per superficie, ottengo la forza con cui il gas agisce sul pistone. Ma se moltiplico la forza per lo spostamento da un volume a un altro, in verticale, ottengo il lavoro svolto dal gas, perché è il gas che ha spostato il pistone. Questo lavoro l'ha svolto il gas. Quindi il lavoro svolto dal mio sistema termodinamico, in questo caso il gas, forza per spostamento, vale pressione per superficie per spostamento del pistone stesso. Ma la superficie di base del pistone per lo spostamento mi va dalla variazione di volume. Questo prodotto A per D, superficie di base per volume, è la, cioè per altezza, è il volume del cilindro che rappresenta la variazione di volume del occupato dal gas. Di conseguenza, se moltiplico la pressione per la variazione di volume, ho il lavoro svolto dal gas durante l'espansione. È tutto chiaro? Lo riscrivo. D è lo spostamento in verticale del nostro pistone, A è l'area di base, sul pistone agisce la forza F dovuta alla pressione del gas, P per A, il lavoro svolto dal gas è forza per spostamento, quindi è pressione per superficie per spostamento in verticale, ma questa è la variazione di volume, cioè volume finale meno volume iniziale. Quindi nel caso che P sia costante, il prodotto pressione per variazione di volume mi dà il lavoro svolto dal gas. Durante un'espansione isomera, il prodotto pressione per volume è il lavoro che il gas compie per espandersi. E siccome l'unico, tra virgolette, sfogo è quello verticale, l'espansione avviene verticalmente. Chi di voi ha fatto la patente? Questo vi ricorda qualcosa? Perché studiamo in particolare questo processo? Perché è la chiave, una delle chiavi delle macchine termiche, che convertono energia di tipo chimico, della combustione, in energia meccanica, in lavoro. Il calore assorbito dal gas, in questo caso, viene dalla combustione della miscela. Non è un gas ideale, certo, ma il principio è lo stesso. Non ho un fornello che scalda la mia miscela, ma ho la combustione della miscela all'interno del pistone. Torniamo al nostro caso. Allora, in questo contesto, che succede? Il pistone acquisisce calore, gli viene fornito calore, svolge il lavoro e cambia l'energia interna. Tre forme di energia in gioco. In che relazione stanno queste forme di energia? Un'energia molto molto semplice. Vale la seguente proprietà: il calore scambiato dal gas, in questo caso nostro il calore acquisito dal gas o dal sistema, viene speso in due modi diversi. Viene speso per svolgere il lavoro e per far cambiare l'energia interna.
di fatto l'energia viene bilanciata. Tanta energia viene fornita sotto forma di calore, tanta viene distribuita tra il lavoro svolto e la variazione dell'energia interna. Cioè il calore fornito al gas viene utilizzato per variare la temperatura e per l'espansione. Quindi l'energia che entra e viene fornita al sistema viene convertita in calore. Questa relazione, cioè il fatto che l'energia si conserva, non dice altro che questo, assume il nome di primo principio della termodinamica. Non esprime altro che la conservazione dell'energia. Qui sono coinvolte forme diverse di energia, no? C'è il lavoro, l'energia meccanica, l'energia interna legata alla temperatura e il calore, energia in transito. Attenzione, anche se l'ho introdotto utilizzando la trasformazione molto semplice di un gas ideale, per trasformazioni ideali, questa relazione vale per qualunque trasformazione di qualunque sistema. Anche se la trasformazione è reale, cioè non procede per stato di equilibrio, e anche se chi la compie, chi la subisce, non è un gas ideale. Perché in quel caso il calcolo di Q, L e delta U è più complesso. Ma il principio rimane. Salute. Se fornisco calore a un sistema, questo cambia di energia interna o svolge il lavoro, e queste tre forme di energia sono bilanciate in questo modo. Ok? È tutto chiaro? E se vediamo se la scelta forse non è isoterma? Se la pressione cambia nel corso della trasformazione, non posso più fare P per delta V, perché la pressione non è definita. Cosa metto qua dentro? Non lo conosco. La pressione cambia. Beh, se la pressione non è costante, come ad esempio durante un isoterma, Pp cambia. Ma rimane vero che il lavoro nella trasformazione da A a B è dato dalla superficie sotto il grafico della trasformazione. Cioè immagino di avere, di scomporre la trasformazione in tante piccole trasformazioni dove la pressione è circa costante, quindi prendo la pressione in quel preciso istante per non tanto una variazione macroscopica di volume, ma un'infinitesima variazione di volume, cioè lo moltiplico per il differenziale di D. Dopodiché ho dei lavori che sono dei differenziali, degli infinitesimi, e li sommo tutti. È il volume iniziale a quello finale, cioè integro.
Se la trasformazione per esempio è un'isoterma, se T è costante, allora PV è costante. NKT. E quindi P e V sono inversamente proporzionali. Quindi il lavoro per andare da A a B lungo un isoterma è rappresentata, mi sembra che l'abbiamo già visto, da un arco di perfore. Se il prodotto ascisse per ordinate costante, la curva che ottengo è un'iperbole. Ok? Quindi, per calcolare il lavoro durante l'isoterma, dato il volume iniziale e il volume finale, al posto della pressione posso scrivere NKP diviso V. Qui integro rispetto al volume. Il NKT è una costante, durante la trasformazione non cambia, posso portarlo fuori dal segno di integrazione. E mi serve una primitiva di 1 su V, come se fosse 1 su X. La primitiva è il logaritmo naturale. Tra VI, VF. Quindi il logaritmo naturale calcolato nel volume finale meno quello calcolato nel volume iniziale. Quindi posso mettermi la pagina. Prego. Posso girare? Il lavoro ripeto per B è uguale, anzi più che meglio che mettiamo volume in A e volume in B. Ecco. Volume in A e volume in B. Quindi è NKB P per il logaritmo del volume in B meno il logaritmo del volume in A. Ma la differenza tra i logaritmi è il logaritmo del rapporto. E questo vale n volte kb t logaritmo naturale di vb fratto di a. Oppure, se uno vuole utilizzare il numero di moli r t l n. Se il gas cambia di stato, le sue variabili termodinamiche cambiano. Durante una trasformazione, se cambia per esempio il volume, il gas si espande e quando si espande, cioè se il volume cambia, il gas svolge il lavoro. Calcolare il lavoro del gas è facile se il gas ha un'espansione isobara, pressione per variazione di volume. Se la pressione non è costante, okay, si utilizza la forma differenziale e poi si integra per calcolare il lavoro. Una trasformazione nel quale il lavoro è zero è la trasformazione isopora. Se il volume è costante, il lavoro non viene svolto perché il volume non cambia. Ok? Torniamo a quella semplice prima, anzi facciamo così,
questo. Se la pressione è costante, abbiamo visto che il lavoro vale pressione per pressione di volume. Quindi il lavoro per andare dallo stato A allo stato B vale la pressione per volume finale meno volume iniziale. Quest'area è il lavoro. Ok? Se il mio gas è un gas ideale formato da n particelle o n piccolo moli, allora la temperatura cambia di conseguenza e l'energia interna subisce una variazione delta U, che vale l'energia interna in B meno l'energia interna in A, cioè n 3 mezzi KB per TB meno TA, la temperatura finale meno quella iniziale. Ok? E questo lo posso calcolare. Conosco il numero di moli, conosco K, conosco le temperature e posso calcolare. Quindi il lavoro mi viene dato da questa relazione, la variazione di energia interna da questa. Se sommo o metto insieme queste due informazioni posso trovare qual è il calore scambiato nella trasformazione. Il calore assorbito dal sistema per passare dallo stato A allo stato B è uguale al lavoro svolto durante l'espansione più la variazione di energia interna. Nel nostro caso quindi è pressione per delta U più 3 mezzi N KB. E questa è una V, eh? Ok? Se il gas è ideale ma è biatomico, allora qui non ho 3 ma 5. Se è ideale ma è poliatomico ho 6 e quindi 6 diviso 2 3. D'accordo? Questa relazione, il primo principio della termodinamica, è una delle chiavi per studiare le trasformazioni coinvolte in quelle che si chiamano macchine termiche, che vedremo un po' meglio la prossima volta. Cos'è una macchina termica? Quello che abbiamo visto qui, per esempio l'espansione isoterma o l'espansione isobara, non è il processo che descrive una macchina termica. Perché? Perché ciò che caratterizza una macchina termica è l'esigenza, cioè la macchina termica mi serve se posso farla funzionare tutte le volte che voglio, non una volta sola. Quindi all'interno della macchina termica ho un sistema che periodicamente torna allo stato di partenza, cioè in macchina termica si realizzano dei cicli. La macchina termica è formata da un sistema, un fluido, un gas, quello che sia, che compie una trasformazione che è un requisito più importante. Qualunque cosa faccia, poi torna allo stato iniziale. Quindi posso farlo ripercorrere più volte, perché altrimenti se va da A a B e basta, funziona una volta sola. Detto proprio che più terra a terra non si può. E i cicli hanno delle caratteristiche che le altre trasformazioni in più rispetto alle altre trasformazioni. Li vedremo meglio la prossima. Ok? Bene, per adesso ci fermiamo qua.